Buonasera dal Palamenucci di Aprilia per l'ultima giornata del campionato femminile di Serie C. Da Yuri Bagoli e Valerio Di Prospero si affrontano Eagles Aprilia e CCP. Andiamo, è tutto pronto per il calcio d'inizio. Primo possesso per il CCP, carica proprio D'Alessio della battuta. Andiamo, pallone fuori per Battone, che scheggia la traversa. Prima occasione per l'Eagles Aprilia quando siamo al terzo minuto. Adesso si rifugia in Troncacci, gira molto bene il pallone con i piedi, serve Vattone, lunga da Tergal, glielo restituisce, buona la chiusura di Laudizzi, così come lo scambio D'Alessio in parallela per Vattone, raddoppiata, spezza molto bene questo raddoppio e arriva un super gol di Fabiana Vattone. E quando siamo al sedicesimo del primo tempo, l'Eagles si porta in vantaggio, autore del gol Fabiana Vattone. Ottima l'uscita col portiere dell'Eagles con Leopardi, che di punta prende la traversa, poi a Terga, ancora in possesso del pallone, lo scarica per D'Alessio e per poco non raddoppia l'Eagles. Esce usando il portiere adesso l'Eagles, pallone carica a Leopardi, che di punta prende un'altra traversa, la seconda va sul pallone Troncacci, pallone fuori per Atterga col mancino, palo, ed è il terzo legno che va diretta in porta. Ancora per Atterga, che prova a liberare il suo mancino ed arriva la sfortunata deviazione di Guarracino e seconda rete per l'Eagles Aprilia, viziata da un calcio in porta del capitano. Leopardi scarica tutto per D'Alessio, sfida Morrigoni, la lascia sul posto, mette sul secondo palo, incredibilmente Troncacci non trova la rete del 3-0 da forse un metro. Recupera il pallone però Spassina, che simbola nella campo offensiva, pallone messo fuori per Covi, che prova di sinistro ed arriva la deviazione in angolo di Mannella e c'è il calcio d'angolo anche per il CCCP. Pallone messo fuori per Covi ed arriva il provvidenziale intervento di Leopardi. È un altro calcio d'angolo, pallone corto per Covi ed arriva la sfortunata deviazione di Leopardi e da accorcia le distanze il CCCP. Andiamo direttamente lunga con le mani, attenzione, dentro l'area si ritrova il pallone Troncacci e ristabilisce subito il doppio vantaggio l'Eagles con Federica Troncacci. Pallone alto e c'è uno sfortunato, il secondo autogol di Guarracino, che di testa mette fuori casa il suo portiere. Sfortunato adesso numero 8, pallone per Zennaro e punta Leopardi, lascia sul posto Leopardi, Zennaro e fa un gran gol Margherita Zennaro e prova a rientrare in partita al CCCP. Bellissimo il gol di Margherita Zennaro, che di punta trafigge Mannella per Battone, che per poco non sorprende Laudizzi, che simbola la metà campo offensiva, lascia poi il pallone a Sereni e rimane in alto. Adesso vediamo Mannella che prova a sorprendere la sua collega e questa volta ci riesce. Valentina Mannella direttamente dalla sua porta trova un bel gol di D'Alessio, sbaglia però l'imbucata e riparte Sereni, riconquista il pallone D'Alessio, adesso un 2 contro 1 ed arriva anche il gol di Linda D'Alessio. Andiamo a carica il fischio del direttore arbitrale, parte Battone direttamente in porta e c'è la doppietta per Fabiana Vattone, sempre con il suo mancino. Andiamo ad Alessio sul punto di battuta dopo qualche istante, pallone per adesso Squassina, riconquista però questo pallone, recupera un altro pallone d'Alessio che serve Vattone, che prima controlla con il sinistro e poi mette dentro con il destro per la tripletta personale. Adesso Squassina, serve il numero 11 Zennaro Margherita, che trova un bel gol con il pallone che si infila direttamente all'incrocio dei pali. Adesso vediamo che arriva il triplice fischio del direttore di gara e termina la partita tra Eagles Aprilia e CCCP con punteggio di 8 reti a 3 in favore dei padroni di casa dell'Eagles.
e da Yuri Bacoli, Valerio Di Prospero è tutto. Un saluto ai telespettatori di Mondo Futsal.